Ciao amiche, ciao amici, bentornati sul canale. Oggi un video un po' particolare, un video esperimento. Infatti ho voluto acquistare presso il sito di Notino un profumo così a caso, un profumo di cui non conoscevo il brand, un profumo mai sentito, quindi un brand mai sentito, non ho avuto mai modo di provare neanche un campioncino di questo profumo, un profumo che ha un costo medio perché costa circa 20 euro per 50 ml di prodotto e viene dichiarato Eau de Parfum, un brand che ha subito catturato la mia attenzione proprio per il fatto che non ne avevo mai sentito parlare. Ho cercato di fare una ricerca sul web, ma non c'è molto sul web, non ci sono molti video in relazione a questo brand. E quindi ho voluto fare un video esperimento, diciamo così. Avrei voluto aprire la scatola con voi in diretta, però poi ho pensato che fosse meglio erogare il profumo almeno per un giorno intero. Così da potervi dire delle mie impressioni anche sulla durata dello stesso. E quindi ragazze, intanto preciso che non è un video in collaborazione, è un video diciamo nato un po' così per caso mentre girovagavo un po' sul web, facevo degli acquisti. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere il profumo, ragazze. Un profumo che mi ha riservato una bellissima sorpresa, perché questo profumo, secondo me, quindi questo è un parere personale, si avvicina tantissimo alla famiglia olfattiva di un profumo famoso e stra-amato. E vi dirò poi. Allora, il profumo si chiama Sia ed è del brand Santini, un brand UK. La cosa che mi ha colpito di questo brand è l'eleganza e la raffinatezza del pack interno, vi farò vedere, ma anche del pack esterno, perché come potete vedere è molto essenziale, però allo stesso tempo è molto curato nei dettagli, perché anche qui c'è il nome del brand con la coroncina. E poi questo colore mi piace tantissimo, sembra in videocamera sembra un po' più salmone, ma in realtà è un rosa cipria tendente al salmone. E comunque ragazzi, adesso vi faccio vedere il profumo e vedrete che il profumo è molto bello, cioè il pack primario è molto bello, molto essenziale, ma molto raffinato ed elegante. Andiamola ad aprire. Ecco qui ragazze, questo è il pack interno e lo trovo molto raffinato ed elegante nella sua essenzialità. E quindi ragazzi, andiamola a sentire. Allora, ragazze, sul sito di Notino c'erano delle note olfattive, c'era una piramide olfattiva. Ho cercato su Fragrantica, ma su Fragrantica non ho trovato nulla. Ditemi voi se magari mi è sfuggito, ma non credo. Quindi sul sito di Notino dice che in testa abbiamo la magnolia e le mandorle, poi nel cuore abbiamo i fiori bianchi, l'iris e il patchouli, e nella base della piramide olfattiva abbiamo la fava tonka, la pralina, la vaniglia e lo zucchero filato. Allora, ragazze, questo è un profumino floreale dolce, molto molto frizzante, molto femminile, molto chic secondo me. Io sento tantissimo la fava tonka, la pralina e la vaniglia e lo zucchero filato che sono note, essendo le note di base, rimangono molto concentrate sulla pelle e diciamo, l'evoluzione di questo profumo chiaramente evolve al dolce sulla mia pelle. E quindi questo profumo sulla mia pelle durante le ore evolve chiaramente sulle note dolci, perché chiaramente nella base abbiamo praticamente tutte note dolci. Un profumo però non stucchevole. Devo dire, non dà assolutamente fastidio, anzi è un profumo che è sicuramente presente, si sente come profumo, però allo stesso tempo è molto discreto. E che dire, io sento i fiori bianchi, li sento, e un pizzico di patchouli, secondo me, lo sento anche, che sono note che si trovano nel cuore. Ora, questo profumo l'ho indossato ieri per diverse ore e devo dire ragazze che la durata è buona. Certo, non è eccelsa, però vi posso assicurare che sulla pelle dura diverse ore, perlomeno sulla mia pelle, e sugli indumenti
dura ugualmente diverse ore. Quindi un profumo molto interessante per il prezzo super super vantaggioso, perché sono 20 euro per 50 ml di Eau de Parfum, e bisogna dire che non ho pagato le spese di spedizione, quindi anche per questo l'ho voluto acquistare così alla cieca, diciamo così, perché questo profumo era inserito nella rosa dei profumi, per cui non bisognava pagare le spese di spedizione. Quindi ragazze, adesso vi svelo il segreto: questo profumino mi ricorda tantissimo Miss Dior nella versione 2012 e nella versione Miss Dior Cherie, cioè secondo me è tipo un mix tra i due Miss Dior, quello della versione 2012 che evolveva un po' più sul dolce per quanto riguarda le note di base, e quello della versione Miss Dior Cherie, che invece era un profumo più fruttato, più frizzante, diciamo tra virgolette, e più giovanile, più da ragazza. E secondo me questo rappresenta un mix perfetto dei due Miss Dior, e mi fa ricordare anche il Miss Dior del 2017, quello di cui vi ho già parlato in diversi video. Questo risulta più imponente, più, come posso dire, più intenso come profumo rispetto a questo. Questo è molto più delicato, molto più leggero, diciamo così, però allo stesso tempo ha un suo carattere e lascia anche un po' di scia. Chiaramente questo qui lo ritengo un profumo molto più persistente, e per quello vi dico che mi ricorda questo del 2017, ma mi ricorda molto di più il mix tra il Miss Dior del 2012 e il Miss Dior Cherie. E vi devo dire che secondo me è un connubio perfetto, perché il Miss Dior Cherie, devo essere sincera, non mi faceva impazzire, nel senso che lo trovavo un profumo che evolveva troppo sul floreale e poco sul dolce, e mentre il Miss Dior del 2012 mi piaceva di più perché nelle note di base, chiaramente, le note di base erano più volte all'evoluzione sul dolce, diciamo così. E quindi questo è un connubio perfetto, ragazze, un profumino che mi ha stupito. Sono super contenta di aver fatto questo acquisto alla cieca, non potevo essere più fortunata di così. Sicuramente proverò ad acquistare nuovi profumi di questo brand, perché sono molto curiosa a questo punto. Che dire, io finisco qui, spero insomma di avervi fatto divertire, di avervi tenuto un po' di compagnia e di avervi dato una dritta. Allora vi auguro come sempre una splendida giornata e un bacione.